Un ciclista arriva in cima ad una salita con la velocità di 5,0 metri al secondo, poi inizia a scendere con un'accelerazione costante di 0,2 metri al secondo quadro. Calcola la velocità del ciclista dopo 30 secondi. Problema molto semplice, tratto dal testo del Giuseppe Ruffo, Fisica, lezione problemi, della Zanichelli, edizione blu, testo di secondo liceo, una stella sola, infatti è molto semplice questo esercizio, e i primi che stiamo vedendo sul moto, rettilineo, movimento accelerato, abbiamo scritto guidati, questo ciclista ci dicono che arriva in cima a una salita con la velocità di 5,0 metri al secondo, quindi diciamo che io scrivo V di T, in realtà per essere precisi sarebbe meglio scrivere V con 0, cioè questo valore, attenzione, è il valore, questo 5,0 metri al secondo è il valore corrispondente alla velocità iniziale con la quale il ciclista arriva in questa cima di questa montagna, e poi ovviamente arrivato lì, c'è un aumento della velocità, chiaramente la velocità aumenterà e c'è quindi un'accelerazione di 0,2 metri al secondo quadro. È chiaro che qui bisogna scrivere le equazioni del moto, le leggi del moto che sono A di T, che ovviamente è A con 0, V di T, che è infatti V con 0 più A con 0 per T, e poi una legge della regionale, la legge orale, insomma, non ci interessa per la risoluzione del problema, che è X di T uguale X con 0 più V con 0 per T più un mezzo A con 0 T quadro, no? Ormai lo conosciamo molto bene. È chiaro che dobbiamo prendere in considerazione questa equazione qui, perché vogliono la velocità, ci chiedono la velocità del ciclista dopo 30 secondi, sarà maggiore rispetto alla velocità iniziale, perché poi è arrivato lì in cima e in discesa aumenta la velocità. Infatti avremo che V di T è V con 0 più A con 0 per T. Qui è sufficiente francamente sostituire i propri valori, che abbiamo già finito, questa è in simbolico, siamo già arrivati alla risposta, quindi vorrà dire che V di T, la velocità a questo istante T, dove T è l'istante corrispondente a 30 secondi, sarà V con 0, quindi 5 metri diviso secondo più 0,2 che moltiplica il tempo di, senti, non ho scritto qui il terzo dato, ma va scritto T uguale, l'ho detto con te, dopo 30 secondi, 30 secondi, quindi 0,2 per 30, 0,2 metri secondo quadro per 30 secondi. Allora facciamo i nostri conti, 5 metri sul secondo più, dunque 0,2 è un quinto, perché sarebbe un due decimi, no? Quindi viene un quinto metri su secondo quadro per 30 secondi. Se ne vanno qua secondi con secondi, raccoglierei metri su secondo una parte all'altra, ottengo un 5 più 6, tutto quanto in metri su secondo, che sarebbe 5 metri su secondo più 30 quinti e 6, 6 metri su secondo, 5 metri su secondo più 6 metri su secondo è un 11 metri fratto secondo, e infatti la risposta di questo facile problema, una stella è 11 metri su secondo, quindi V all'istante corrispondente a 30 secondi è 11 metri al secondo, velocità notevolmente maggiorata e superiore rispetto alla velocità iniziale, chiaramente visto che il ciclista ha iniziato la discesa.